secondo disco di Leonard Cohen, un viaggio fotografico fatto però non in una, ma in diverse stanze, ognuna abitata da un personaggio con una storia particolare. Un industriale, un umanista, un anarchico architetto, un matematico visionario, che aspirano a una vita migliore in simbiosi con la natura. Sono sognatori, hanno un'altra idea di mondo, perciò sono etichettati come utopisti. Utopisti vengono appellati coloro che sognano. Viaggio in una stanza di Paolo Angelini è un intero disco in forma di libro, ispirato da Leonard Cohen, che parla delle case di Adriano Ivetti, Giancarlo Riccardo, Corbusier, Buckminster Fuller, Dante Vini, Michelangelo Antonioni e Monica Vitti, Lester Morrison, Marcello Varecchini. Per Paolo le stanze sono una metafora, le case sono chi le abita, piccole o grandi, usci, nidi o chiese, dimora, gruppo, grotta, rifugio, nascondiglio, esse sono patria e universo, hanno sempre un giornale, una finestra, una porta attraverso cui il fuori entra dentro. La tesi è un viaggio in luoghi differenti, tra la Lucania e la Sardegna, la Toscana e la Costa Azzurra, raccontato con le immagini e le parole attraverso aneddoti sulla vita e le istanze per una società migliore, l'architettura e l'autoproduzione, il rapporto tra lo spazio disegnato e i luoghi con lo spirito del pianeta che ci ospita, raccontati con una certa leggerezza e passione, come intorno al fuoco. La tesi di Paolo parla di felicità, e io sono molto felice di essere stato l'ispiratore, facendogli conoscere il Borgo La Martella, 7 km da Matera, nel 2019, prima del Covid-19, che arrivò per ricordarci che il nostro destino dipende dai nostri errori. Prego. Allora, buongiorno, questo è il mio lavoro, Viaggio in una stanza, che parte da questo album, che è il primo e il secondo album di studio di Leonard Cohen. Questo qui è la, questa è la foto sul retro dell'album, che mostra la stanza sull'isola greca di Idra, dove Leonard Cohen ha scritto molte delle sue più importanti canzoni. Quella lì è Marianne, la musa compagna all'epoca di Cohen. Voglio farvi sentire un piccolo estratto di una canzone, l'ultimo brano dell'album, che si chiama Tonight Will Be Fine, dove Leonard Cohen ci racconta i suoi standard per lasciare la stanza. I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls almost bare. There's only one bed and there's only one prayer. I listen all night for your step on the stair, but I know from your eyes, and I know from your smile, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while. Un'altra importante figura in questa avventura è Stewart Brand, che nel 1966 si chiede come mai non abbiamo ancora visto una foto della Terra, che è l'inizio poi di un volume che arriva al catalogo, che metterà in discussione come possiamo accedere a informazioni e a oggetti. Questo libro avrà un impatto importantissimo sull'editoria americana, tanto che Lloyd Kahn, con cui collaborava Stewart Brand, deciderà di creare delle altre pubblicazioni lavorando sull'idea dell'America. Queste sono Don Book 2 e Don Book 1, queste due pubblicazioni che sono veri e propri manuali per costruirsi delle cupole geodetiche. L'interesse di Brand non si fermerà solo alle cupole geodetiche, ma nel 73 pubblicherà Shelter, che vuol dire rifugio, un vero e proprio libro di storia dove vengono analizzate tutte le tipologie abitative dell'uomo e vediamo varie tipologie, qualunque tipo di rifugio. Questa è un po' l'introduzione che mi ha fatto riflettere sull'idea di casa. Come ha detto Nolo Bubbico nel suo testo, vado alla Martella, a pochi chilometri da Matera, e vedo questo. Vedo praticamente come l'idea di casa è ovunque, perfino nella chiesa, definita dagli architetti una casa tra le case. Per chi fa l'interpretino non può non essere a conoscenza del lavoro di Giancarlo Riccardo. Questo qui è un cortometraggio realizzato nei collegi di Urbino. E
ho analizzato in realtà, a mio parere, quella che è la versione domestica di quella di Giulino, ovvero Carlo Marino. Ho avuto modo di fotografarlo, di capire al suo interno come sono disposti gli spazi, quali sono le peculiarità, quali sono le similitudini con il collegio. Nella ricerca ho cercato un po' di trovare punti di accordo, di discrepanza tra Carlo e Le Corbusier. Le Corbusier è una figura molto complessa, molto difficile da analizzare, però ho avuto modo di muovermi in Costa Azzurra, arrivando fino al Circa Moderno, dove in pochissimo spazio si possono trovare delle interessantissime strutture architettoniche. Qui vediamo la villa E 1027 fatta da Ligrei e Gian Balovici, l'unità di camping di Le Corbusier, il cabanon di Le Corbusier e lo studio di pittura di Le Corbusier. Questo è il cabanon, questo cabanon di Le Corbusier, dove Le Corbusier piaceva un sacco passare il suo tempo libero. È una struttura molto piccola, arredata al minimo. La moglie di Le Corbusier non amava l'odore della pittura e quindi l'hanno costretto a costruirsi un piccolo studio fuori dove lui dipingeva e disegnava e progettava. Queste qui sono case di whisky che lui stesso ha decorato e su cui sedeva. Questa è l'unità di camping, una struttura sempre nello stesso spazio, costruita per l'amico ristoratore di Le Corbusier e funzionava come una specie di foresteria. Un altro aspetto molto interessante della mia di Le Corbusier che mi interessa è l'idea del modulo, quindi l'idea di creare una struttura antropocentrica con cui si possono creare una serie di numeri che permettono la costruzione di edifici, strutture, oggetti di design. Qui vediamo come addirittura le mattonelle del padiglione Le Corbusier si intersecano con questi sgabelli costruiti allo stesso tempo. Al meglio questo modular, seppur usato in moltissimi progetti, tra cui anche il Cabanon, viene applicato all'interno dell'edizione Marsiglia. Si dice che ci siano circa 7 misure in questa struttura. Questa lampada è riferimento alla sezione aula, che è molto presente nel lavoro delle Corbusier. Questo è il tetto giardino con una piccola piscina che è esclusivamente adibita al lavoro di bambini. È interessante come poi questo aspetto materico del cemento si integri perfettamente con l'ambiente molto slavato tipico del Mediterraneo. Questa invece è l'ultima opera di Le Corbusier, il padiglione Le Corbusier realizzato su Rigo, e questo, a differenza di altri, è interamente realizzato in metallo. E questo è composto da una griglia di 226 x 226 cm, e sono strutture prefabbricate. E nuovamente qua troviamo la lampada. Quello che mi ha colpito molto è che qui vediamo il rigore svizzero. Quando viene usato il cemento, magari a fini decorativi, è sempre liscissimo, sempre perfetto. Un altro aspetto che mi interessa molto è questa idea utopica, questa idea di non luogo, questa idea di luoghi che non esistono, che però in realtà esistono. Ad esempio, quest'opera realizzata da Dante Alighieri nel 69, che regista italiano Michelangelo Antonioni, si trova in Costa Veracino, poco lontana da Sassari. Purtroppo la cupola è in uno stato di decadimento totale e non è chiaro a chi appartenga ad oggi. L'ultima parte è stata necessaria per analizzare questa idea di trascendentalismo e aspetto tra natura e uomo e fuga dall'uomo, dalla società verso la natura. Questo viene analizzato nel lavoro di Alex Ott, un fotografo americano dell'agenzia Magnum, che ha creato un lavoro, quello che è Mama, un lavoro, un libro,
dove ho analizzato questo. Mi sono legato a questo lavoro andando a trovare Marcello Ballarini, che vive nel sud della Toscana, in una casa di pietra, col mio, coltivando il suo orto e da ormai tanti anni piantando querce. Ho trovato molto affascinante che molte delle cose che possiede sono dentro delle scatole di banana numerate. Vi voglio lasciare con un'ultima immagine legata a questi giorni. Questa foto l'ho trovata su Reddit, su un thread sull'Ucraina, e fa vedere come preparare una casa per la difesa. Ecco, io spero che le stanze, le case siano sempre un luogo di pace, poi un luogo di guerra. Grazie. Il tempo di nuovo. Troppo veloce? No, no, perfetto. 10 minuti spaccati. Infatti, io inizio con un altro verso. Mi piace molto, perché è molto interessante questo confronto con una dimensione privata, che con una collettiva, no? Dato delle abitazioni sono anche personali e spesso proiettano anche dei tutti che sono personali. Voglio sapere se questo tuo viaggio ha scoperto le contraddizioni, no? Ad esempio nel caso di Decaro, che conosco molto bene, vedere come ha progettato una casa, cioè per gli amici che poi ospitava quando lui veniva qua, come ha progettato invece il collegio, altri luoghi pubblici. Metto subito in evidenza alcune contraddizioni, se vogliamo, anche no? Del suo pensiero, nel rapporto tra la dimensione individuale e pubblica collettiva. Non so se magari hai avuto modo di raccontare le cose. Questo è molto interessante, forse anche la ragione per cui uno fa questi lavori, per cercare di capire meglio i soggetti, di capire meglio i temi. Lo stesso De Carlo critica in qualche modo le corbusier che crea queste strutture, la sfera di oro, ideali per l'uomo, che però poi si rivelano troppo strette per l'uomo, perché l'uomo in fondo vuole vivere un po' come gli pare. E quindi c'è questa idea da una parte di questi architetti che cercano di realizzare spazi, di realizzare posti, e dall'altra l'uomo che comunque, diciamo, ci potremmo annoiarci subito di quello che abbiamo e che vogliamo sempre trovare una nostra dimensione. E sì, per esempio Carmonino è una casa complicata, non è una casa da tutti i giorni, è una casa emotivamente anche riscaldata soltanto per dei costi totalmente folli. Le cupole geotermiche che ho visto sono inefficaci, perché quando piove l'acqua è tutto tetto, quindi l'acqua scivola giù. Sono strutture che non sono perfette, seppur siano considerate ideali, e l'uomo stesso, quando le vive, comunque deve fare dei compromessi nel bene e nel male, ma è così il mondo. Si deve riappropriarsi. Deve riappropriarsi di questi spazi. Grazie. E comunque, tornando a quei discorsi di Corbusier, le stesse strutture di Corbusier sono state modificate negli anni, perché quello che noi facciamo, quello che ho capito guardando queste strutture. Molto interessante, il caro Manino del bene e del male si è rimasto invariato. Quindi uno ha modo di capire come funziona. Invece altre strutture purtroppo sono state cambiate, customizzate, se vogliamo, per... Sì, purtroppo. Poi appunto, come dicevi tu, noi viviamo, quindi è anche una naturale conseguenza. No, volevo far notare pubblicamente tra tutti, già qua non in separata sede, oltre all'ottimo lavoro in generale, devo dire una cosa, che questo progetto ha visto negli anni questo lavoro nascere. Sì, l'ho seguito volta per volta, però devo dire che presentato qui ha qualcosa in più di quello che ho visto l'altra volta, perché vedevo delle buone foto, poi ho visto anche un lavoro di editing, fare buone foto molto puntuale e dove veramente l'insieme delle parti assume un valore maggiore della somma semplice. Quindi, vorrei far notare che ha fatto lui le foto con notevole impegno, ma anche secondo me ottima riuscita. E l'unica domanda è, hai ben presente che nel
delle parole di Leonard Cohen, di uno stesso parlando di un edificio fatto di calci e mattoni. Certo, ma infatti diciamo che il pretesto è quello, ma poi dopo, cioè, quello che analizzo sono esempi che trovo affascinanti, ma potrebbero essere mille esempi, potrebbe essere, non lo so, una come si dice, una struttura per gatti, se vogliamo, cioè pur sempre un qualcosa, o un pezzo di scotch per terra che delimita l'aria, cioè è tutto molto aperto. E questo è un po', diciamo, forse anche l'esperienza hippie degli anni 60, che ha un po' rimesso in discussione su cosa sia l'abitare, com'è l'abitare, cercare di staccarsi dal mondo, del grande mondo economico. E Leonard Cohen chiaramente è un grande poeta, parla dell'infinito, se vogliamo. E tra l'altro quel disco, devo dire, l'ho scoperto al conservatorio della fotografia. Sì. Qualcosa di buono. No, interessante anche questo aspetto, che comunque il titolo originale sarebbe Canzoni da una stanza, e qui il viaggio da una stanza. Magari uno dice una cosa sciocca, però è affascinante comunque. Sono bellissimo, discorso molto interessante, molto affascinante attraverso questi modi. Solo un piccolo rilievo, parlando proposito di queste case, ho sentito l'etichetta di un luogo, no? È vero, non sarei così d'accordo, mi sembra invece che questi siano luoghi assolutamente singolari, fetici e simbolici anche per vivere loro abitanti. Quindi l'unico punto, questa è anche una piccola domanda, è perché utilizzare anche l'etichetta di un luogo, così di queste case che ci sono tutte evidentemente parte della vita che le hanno posto. Esatto, molto interessante che hai fatto questa domanda. Il mio pensiero è che chiaramente noi siamo un ambito accademico, abbiamo certe conoscenze, però proviamo a spiegare magari a una persona X i collegi di minimo, carbonino, le tipologie genetiche, e questi dicono non uccidere mai. Questo è un po' l'idea di un luogo. Io dico, magari fossero applicati per l'idea che hanno dietro, però siccome l'uomo non ce la fa, l'uomo ha bisogno di uscire, ha bisogno di avere la sua decisione, per noi magari questi luoghi sono opere d'arte, sono oggetti che dovremmo vivere tutti i giorni, per la maggior parte sono errori, sono cose non buone, non cose che forse non dovrebbero esistere. Sono d'accordo dal punto di vista della spiegazione, però attenzione, perché l'etichetta di un luogo è associata alla categoria di quanto c'è, quindi il non luogo è un luogo personalizzato, identico in tutto il mondo, quindi un donna in un supermercato, un parcheggio. Attenzione solo a quello, ma capisco la mi riferisco anche al verso della parola, ovvero luogo del bene, quindi un luogo, diciamo, ideale, un luogo verso cercare qualcosa che possa essere adattabile a tutto. Però purtroppo io credo che siamo troppo, come esseri umani, liberi istintivamente dentro per poter essere categorizzati dentro qualcosa. Però chiaramente questo è un discorso molto più complicato, io non ho chiaramente le capacità per farlo, però giustissimo questo, anzi sono molto contento di aver fatto questa domanda, perché vuol dire che avete capito cosa sto cercando. No, invece io sono... Anche perché il problema è che l'utopia, il contrario di distopia, sarebbe luogo del male, no? In qualche modo. E quindi, ecco, cioè, Orwell di 1984, luogo dove non potremmo vivere, che forse stiamo vivendo, non lo so, perché, dati gli eventi degli ultimi giorni. Sì, ma è vero, io ti faccio complimenti, perché lo mi piace particolarmente. E sono contentissimo di parlare con la mano che hai sentito presentare il buon Marcello, infatti io sono stato parte del Senato, ho avuto modo di lavorare con lui e una grandissima persona, e cioè, non posso dare il sole così ogni giorno, dicendoci la tua mano. Tu hai iniziato con una definizione di casa che hai fatto parte della tua bibliografia, e chiudo con questo esempio su quello che sta accadendo in Ucraina, e che in realtà poi ha ricordato delle riflessioni che buona parte di teorici della letteratura contemporanea non solo stanno facendo nel post pandemia della Covid-19, nel senso che quando le stesse vitali da vivere devono essere totalmente ripensate, perché magari prima praticamente stiamo lavorando in casa, in questo spazio. Per me piacerebbe sapere la tua definizione
di casa, il tuo rapporto personale in questo termine spazio. Forse mi leggo, come diceva il professor Casetta, all'idea di avere con uno spazio nebuloso. Beh, non è come nebuloso, forse non è stato messo bene a fuoco. È uno spazio orale e intimo, più definitivo. Quindi poi c'è, poi si manifesta perché siamo corpi, anche il mattone della finestra. Cioè, è chiaro che io lo vedo con il mio punto di vista, che magari sono interessato a una certa cosa, a un certo stile di architettonico, magari mi potrebbe piacere questa idea minimalista, razionalista. Però poi lo stesso Lloyd Kahn, quando fa Dombo, si rende conto 2 anni dopo che non ha senso fare un progetto, è troppo complicato, sono imperfetti, comincia a costruire case col tetto a capanna. Quindi non lo so oggi cos'è per me lo standard di casa, però sicuramente dovremmo riflettere quando andiamo a costruire, per cercare di costruire nel minimo spazio possibile, ottimizzando al meglio tutto quello che è materiale. E bisogna sempre, secondo me, studiare e analizzare le cose. Quello che veniva fatto, per esempio, dalle conduzioni con l'idea di Mondon, l'idea di creare una struttura che ti permettesse di lavorare. Grazie a voi. Grazie per essere qua. Allora, Paolo, in qualità di direttore di questo istituto, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica editoriale, di indirizzo editoria, leggo perché cambiano ogni 2 giorni, e con la valutazione di 108 su 110. Complimenti per la grazie mille, grazie.